Questo promette di essere un video horror. Quello che faremo sarà infatti tentare di cucinare una semplice e rapidissima torta, cocco e fragole. Ora, lo so, voi vi starete chiedendo, ma che c'entra la cucina con un canale beauty? Immaginate di avere ospiti a cena. Se riuscite a cucinare il dessert in modo veloce e facile, beh, vi resterà un sacco di tempo per farvi belle. Andiamo subito a vedere gli ingredienti, considerato che la nostra unità di misura sarà un vasetto di yogurt, che io ho ottenuto dalle volte precedenti, perché sono furbissima. 4 sorridenti uova. Questa è la famiglia Tuorlo, che si sacrificherà per noi. 2 vasetti di yogurt al cocco, 4 vasetti di farina, senza glutine o con glutine, la quantità non cambia. 3 vasetti di farina di cocco, 2 vasetti di zucchero, una bustina di vanillina e una di lievito per dolci, un vasetto di olio di mais ed infine 2 vasetti di sciroppo alle fragole, proprio quello che si usa per fare le granite d'estate. Iniziamo separando i tuorli dagli albumi. Facciamo ricadere nel nostro robottino gli albumi e teniamo da parte i tuorli. Metto la farfalla per montare gli albumi a neve e imposto il bimbi. E qui abbiamo i nostri meravigliosi albumi montati a neve fermissima. Le cose si fanno sempre più difficili. Impugnate la nostra spatola. Cercheremo di travasare gli albumi in una ciotola. Da-dan! Adesso montiamo i tuorli con lo zucchero, quindi ci servono 2 vasetti di zucchero, che ne facciamo belli abbondanti perché non abbiamo paura delle calorie, voilà, e poi aggiungiamo i tuorli, che sono quelli che abbiamo messo da parte prima. Adesso che i nostri tuorli sono montati con lo zucchero, aggiungiamo i 2 vasetti di yogurt al cocco, 3 vasetti di farina di cocco, 4 vasetti di farina, per me senza glutine, per voi quella che volete, il lievito e la vanillina. Ed ora amalgamiamo. Tradotto, fate andare avanti il robottino fino a quando l'aspetto dell'impasto non mi sembrerà accettabile. Adesso aggiungiamo un vasetto di olio di mais e 2 vasetti di sciroppo alle fragole. Ed in ultimo, gli albumi montati a neve. A questo punto prendiamo una tortiera pucciosa, la mia è rosa, dentro è bianca, è bellissima, e ci rovesciamo l'impasto. Questa torta potete farla anche utilizzando, anziché lo sciroppo di fragole, quello di menta. E il bello in quel caso è che quando taglierete la torta vedrete l'impasto verde. A questo punto prendiamo la nostra torta e la inforniamo in forno preriscaldato a 160-170 gradi. E non ci resta che attendere 45 minuti. Ritagliato con la carta la bocca, gli occhi e il fiocchettino della nostra torta e andrò a spolverare dello zucchero a velo. Eccoci al momento della verità. È trascorso del tempo, la torta si è raffreddata, io ho un coltello e una paletta e lei è qui, che vi saluta. Come sarà venuta? Che fa pure rima. Comunque questa è la prima e l'ultima volta che disegno una faccia su una torta, perché è inquietante.
Ho fatto un po' di danno perché ho sparso zucchero a velo ovunque, però il risultato è buono, ve l'ho già assaggiata, è alta e soffice, secondo me è una torta da fare e da rifare, provando con vari sciroppi diversi, perché vi ripeto, utilizzando lo sciroppo di menta viene verde ed è fantastica, oltretutto è molto fresca, quindi per l'estate... meravigliosa. Punto molto sul fatto che è soffice e che è buona, perché con le cose senza glutine non è così scontato. Il video horror è finito, io vi do un grosso grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video, magari torneremo ad occuparci di rossetti. Ciao.